e meritavano una vittoria, ma strameritavano una vittoria e purtroppo questo non è venuto, non è avvenuto, però mi sento comunque di fare i complimenti alla squadra perché in vita mia non ricordo mai una prestazione del genere da parte di una squadra di calcio a livello professionistico. È mancato che un po' la sfortuna, un po' l'imprecisione, però sinceramente rimproverare o sottolineare l'imprecisione di qualcuno sotto la vena realizzativa oggi mi sembra inopportuno perché, ripeto, per quello di buono che si è fatto, per la prestazione, è chiaro che l'allenatore deve guardare tutto a 360 gradi e oggi mi sento solo di fare complimenti ai miei ragazzi e nonostante abbiamo creato non so quante numero di palle gol, però ci sono state anche tre traverse che a volte anche il fatto, però ripeto, non è sfortuna, sicuramente siamo mancati in qualcosa, però oggi mi sento solo di fare i complimenti ai ragazzi. Penso che, sì, anche sotto l'aspetto fisico, penso che fino al 94esimo abbiamo dato tutto e non siamo calati, a differenza degli altri, quindi questo è un aspetto positivo che conforta i ragazzi, ma soprattutto il lavoro che si fa durante la settimana che appunto viene ripagato dalla prestazione del giorno della partita. Per quanto riguarda il primo tempo, abbiamo fatto una partita di, dovevamo fare una partita di attesa perché abbiamo visto diversi filmati dove lanciavano tutti dietro con questi tre davanti e ripartivano in contropiede, non volevamo dare profondità e quindi non si è visto il solito Perugia bello pimpante, ma non si è visto anche perché mancavano quasi 10 giocatori oggi, quindi abbiamo diverse assenze, diversi infortuni e diverse squalifiche, quindi centrocampo tutto nuovo con Crescenzi e Nico. Quindi abbiamo messo giù una squadra che poteva mantenere l'urto del Lanciano, perché sappiamo benissimo che il Lanciano in casa è un rullo compressore. Vedo che la squadra fa fatica a tenere palla, faceva fatica a tenere palla e non potevamo sopportare punte con quelle caratteristiche. Ho messo Fazzi che è uno più di corsa, insieme a Parigini è un altro più di corsa e con Perea che mi poteva tenere più palla rispetto a Farcinelli. Bene il Lanciano, quindi diversi giocatori li ho allenati, quindi è una squadra che fino all'ultimo dà sempre l'anima, specialmente in casa. Ho sperato che si potessero allungare, perché sotto di un gol si potevano allungare, invece così non è stato, sono rimasti sempre compatti e alla fine va bene, noi portiamo a casa un punto importante per come eravamo messi.